Torna a riunirsi l'esecutivo provinciale della CISL dopo la maratona di concertazione e di incontri sul Salva Messina. Grandi opere, riorganizzazione dei servizi e azioni da porre in essere dopo l'approvazione del piano di riequilibrio del comune di Messina sono stati i temi caldi al centro dell'esecutivo provinciale che si è tenuto alla presenza del segretario generale della CISL Sicilia Mimmo Milazzo e del segretario regionale Sebastiano Cappuccio in quello che è stato l'ultimo approfondimento politico del 2018 tra il gruppo dirigente del sindacato di Via l'Europa. Il quadro della situazione messinese è stato tracciato dal segretario generale della CISL Messina Tonino Genovese, che ha rivendicato la tenacia e la convinzione della CISL nel porre in essere un'azione incisiva e assunta con senso di responsabilità nel Salva Messina. Un lavoro non semplice, ha ricordato Genovese, partito da una base debitoria di 552 milioni di euro e che, mettendo in campo una serie di azioni in un piano di riequilibrio ventennale, può dare una spinta in avanti non indifferente. La CISL, ha detto all'Assemblea Genovese, adesso è impegnata nel dare seguito anche agli accordi siglati col Salva Messina. E anche il segretario generale della CISL Sicilia Mimmo Milazzo ha evidenziato il ruolo di grande spinta che la CISL a livello nazionale sta portando avanti per rilanciare la necessità di realizzare le grandi opere, compreso il ponte. Le infrastrutture sono una zavorra se non vengono fatte, quindi il sistema infrastrutturale del Mezzogiorno va potenziato, ma quello siciliano è estremamente arretrato, quindi abbiamo la necessità di investire le risorse disponibili che RFI hanno in cantiere, cioè oltre 15 miliardi per i prossimi anni, così come il sistema infrastrutturale delle autostrade, chiudere il collegamento con Gela e anche verso Mazara del Vallo. Cioè il sistema infrastrutturale ha necessità di ingenti risorse che sono destinate, ma noi abbiamo bisogno di tempi certi nell'appaltare le gare e i tempi di esecuzione altrettanto indispensabili per determinare quell'economia di scala che serve per creare quelle condizioni indispensabili per una ripresa di sviluppo nel nostro territorio, ma soprattutto mettendo al centro il lavoro e quindi la dignità delle persone e l'occupazione e non sussidi.